Emily? Buongiorno, io sono l'aiuto, il regista l'aspetta. Non si preoccupi, riesce a mettere a suo agio chiunque. Ah sì? Sì, è bravissimo. Lo attenda però. Emily. Sì. Prego. Buongiorno. Buongiorno, si sieda. Qual è il suo nome? Emily Muller. È il suo vero nome? Sì. Attrice di teatro? Ho fatto una piccola cosa in teatro molto tempo fa, ma non posso per questo dire di essere un'attrice. È tutto? Sì. Niente film? No, mai. Audizioni? No, è la prima volta. Nessuna scuola? Nessun corso di arte drammatica? No, mi dispiace. Come ha saputo che cercavamo un'attrice? Da un'amica, voleva che l'accompagnassi. Ha molto insistito. Poi, alla fine è lei che non è venuta. Lei è venuta lo stesso? Sì, per la storia, cioè la sceneggiatura. Quest'uomo prigioniero d'un dramma e questa donna che gira il mondo al suo posto mi ha molto colpito. Mi può far vedere che cos'ha nella borsa? Sì, nella borsa. Nella borsa? Sì. Io... Non le va? Forza, la prenda. Sì, d'accordo. Forse pensa che sono indiscreto. No, per niente. Lei vuole che vuoti la borsa? Sì. Cioè come? Tiri fuori a caso un oggetto e poi mi racconti cosa ci fa, perché è nella borsa, che cosa le ricorda. Allora giriamo. Tutti pronti? Motore. Partito. Jack. Emily Muller prima. Bene, comincio. Sa, non c'è niente di straordinario. Un portamonete. Un portacipria. Stamattina venendo qui ho attraversato un mercato. C'era della frutta di tutti i colori e delle mele rosse, verdi. Appena mi sono fermata a guardarle, il fruttivendolo ne ha presa una e me l'ha regalata, ecco. Che cos'è? Questo? Mm-hmm. La pagina degli annunci. Cerca qualcosa? In questo momento niente, ma mi capita di cercare lavoro, sì. Che genere di lavoro? Io cambio continuamente. Donna di servizio, babysitter, cameriera in un bar, documentarista. In questo periodo correggo bozze in una casa editrice e mi piace molto. Gli errori in un testo, io non vedo che gli errori ormai. È incredibile se uno è un po' curioso quello che può trovare nei piccoli annunci. E poi trovo che è talmente formidabile sapere che qualche parola di un giornale può cambiare una vita. Mi piace leggere gli annunci immobiliari anche perché sogno di avere una casa tutta mia. Ho niente di particolare, una piccola casa in mezzo a un bosco mi basterebbe. Ma una casa dove poter andare quando ne ho voglia, dove portare i miei amici, dove poter bere e ascoltare la musica fino a tardi la notte. Quando leggo l'annuncio di una casa, immagino subito il tipo di vita che potrei fare, perché poi una casa è per forza l'inizio di una nuova vita. Voglio dire, degli odori diversi, dei colori nuovi, novità. O anche la solitudine, totale. Niente, nessuno a cui parlare. Sogno questo le volte. E non le fa un po' paura? No, perché? I miei genitori mi hanno insegnato a stare sola. Mi lasciavano dei pomeriggi interi. Con un libro, sì. Ma io non mi ricordo di aver avuto paura, no, mai. Ah, un anello. Me l'ha regalato un vecchio amico. Era di sua madre, che è morta. Non l'ho mai messo. Perché? È troppo impegnativo portarlo.
Un biglietto aereo? Un vecchio biglietto? No, un biglietto nuovo. Me l'ha mandato un amico. Parigi, Nizza, andata e ritorno. Non so se c'è. Mi ha detto che abita in un appartamento tutto bianco, che dà sul mare, come in un quadro di... No, in effetti ci andrei per vedere una tomba. Una? Una tomba. Sa, una tomba. Perché appena fuori dalla città c'è un cimitero, sembra tutto bianco. Matisse, il pittore Matisse, è sepolto là. La sua tomba è nuda, con un mazzo di fiori rossi, sempre, sempre lo stesso. Qualcuno, non si sa chi, una donna forse, va a cambiarli tutti i giorni. Quando me ne ha parlato gli ho detto che avevo molta voglia di vedere questa tomba e allora ecco, ieri ho ricevuto il biglietto. E però, se parto, ho paura di non tornare. Un piccolo quaderno per scrivere? Per scrivere cosa? Una storia, un improvviso sogno, una frase letta in un libro. Passo molto tempo a scrivere, è una mania assurda. Perché assurda? Perché non serve a niente. Quello che conta veramente è inutile scriverlo, uno se lo ricorda. E anche il suo diario? Questo? Sì. Scrivo tutti i giorni, mi obbligo a scrivere tutti i giorni, è come un lavoro. Scrivo quello che vedo, quello che faccio, la gente che incontro, tutto. E non ha paura che qualcuno lo legga? Ah, sì. L'altro giorno ho perduto uno dei miei quaderni. Diari. Diari? Sì, diari. Da quel giorno continuo ad avere degli incubi. Sogno che qualcuno lo trova e mi sottopone a un interrogatorio senza tregua. Ci sono delle cose terribili, cose che non ho mai detto a nessuno. Può leggermi una cosa qualsiasi, così, a caso. Lunedì 7 luglio. Ho conosciuto la felicità, ma non mi ha reso più felice. È carina, no? È sua? No, di Jules Renard. L'ho letta su un giornale. Aspetti, c'è una frase molto curiosa che ho scritto l'altro giorno, la devo trovare. Vuole un caffè, per caso? No, no, grazie. Mi dica, le piace sedurre? Francamente io non credo. Ma tutti amano sedurre, no? A me è piuttosto il desiderio dell'altro che mi seduce. Cioè? Sì, quando uno mi mostra un po' di interesse, un po' di attenzione, non posso resistere. Vorrei fare diversamente, ma non posso, è più forte di me. Ma gli uomini ne approfittano, no? Allora li lascio perdere. Sono imprevedibile alle volte. Per esempio? Non so, basta una parola, un gesto. Per loro è senza importanza, ma per me è sufficiente. Basta perché io mi renda conto che non abbiamo niente in comune. E dopo non li rivede più? Oh no, non posso proprio. Le persone che ho amato, cerco sempre di rivederle. Ho sempre bisogno di sapere quello che fanno, che cosa sono diventati. Anche se non li vedo per parecchi mesi. Solo il fatto di sapere che esistono da qualche parte e che là dove sono stanno bene è un segno sufficiente per ritrovarsi. Lei non può immaginare. È importante. Cercando di cancellare qualcuno dalla propria vita, si rischia di cancellare un po' della propria vita. E poi la vita fa già di tutto per separare la gente, allora... Una penna per... È un regalo del mio amico per il suo compleanno. Per il suo compleanno? Sì. Ha sempre preferito fare dei regali invece di riceverli.